Salve a tutti, eccote qui Rocket e benvenuti ragazzi alla terza parte della Soul Link a Pokémon Platino. Insieme ragazzi al sempre presente qui, ovviamente, il Creepy. Mamma mia, mamma, di cosa stiamo parlando? Ragazzi, è sempre presente. Di cosa stiamo parlando? Cioè, ma noi siamo qui a fare la Soul Link. Tu ti rendi conto che questa cosa succede una volta ogni buon anno? Ogni tre mesi di questo passo, Joe, però dettagli. Sì, perché raga, allora, voi vedete questo video dopo il secondo episodio. Noi registriamo questo video un mese dopo il secondo episodio. Quindi, di conseguenza, però voi non ve ne accorgete e il mondo è bellissimo. Luke, in questo episodio andremo ad affrontare lo starter e poi transumeremo, andremo ad affrontare lo starter. Bellissimo, fantastico. Grande Joe. 100 dislike. Joe, sempre dopo sul questa pezzo. Direi che sono più che meritati. No, ragazzi, allora affronteremo il rivale, poi boh, transumiamo per ma i percorsi sì, come pecore nel mare. Facciamo, insomma, facciamo un pochino Rocket Creeping Tour per Sin, ragazzi, così. Facciamo l'hashtag noi da voi. Esatto, ragazzi. Esatto, facciamo il tour fiero nei remake. Dai. Ma illuminati Crew Key. Vai, io Luke sto affrontando My Rival, ossia Rocket Rich Kid, che manda un Persian. Tanto qua, vediamo che c'è Creepy Cannavacciuolo proprio. Aspetta, no, in senso però. Perché c'è Creepy Chef, quindi tutto bellissimo. È tutto bellissimo. Che bel posto l'internet e i randomizer. Sono un poeta. Allora, ok. Io, Luke, ho un problema. Devo confidarti questa cosa. E dopo problema. Ti confido anch'io qualcosa. Però prima tu, Joe, perché sei ospite. Vai, vai, quindi confidi. Io ho perso la serie. Io. No, io. Allora, a parte che mi vuole imparare Fragor Tempo, il buon Agron. Però io non sono più abituato ai tipi normali. Io non sono più abituato a niente. Mi sono beccato Rotom, Joe, perché non posso colpirlo, Rotom. Quasi. Ho solamente mosso normale lotta, però posso fare adulazione. Gio, ti dico, l'unico modo in cui posso colpire il Rotom del rivale è con adulazione, ovvero confonderlo e sperare che si colpisca da solo. Mi stai prendendo, dimmi che mi stai prendendo in giro. Purtroppo dimmi no, dimmi che è una delle tue battute tipo 26 di difesa. Gio, le mie armi contro questo Rotom sono adulazione e sbadiglio. Perfetto, perfetto. Ah beh, la sicurezza. Sbadiglio sicuramente ti fa vincere, guarda. Raga, ho paurissimo. Mentre che tu bisticci con questo Rotom, io mi... Vai, vai. Cos'era sto urletto? Si è colpito due volte da solo con adulazione, quindi sono veramente al top, Gio. Allora, vai, vai, faccio la mia cattura. Beh, sei già battuto rivale, sì. No, troppo forte. E attenzione! Fanfim. Vabbè, dai, ci può stare, ci può stare questo Fanfim. Sì, no, ci può stare, cioè, poteva andare molto peggio, se è questo che vuoi dirmi. Poteva capitarti tipo Dance, per la serie poteva Oddio, aspetta. Dumbo, Luke! È lui? Oddio, la coppia con merda! Sì, è lui, te lo ricordi? È lui! È storia! Certo che me lo ricordo, Pokémon Nasone! Ma Pokémon Nasone io non posso chiamarlo Nasone in memoria dei grandi tempi, Luke, non posso non Gio, ti do una buona notizia, ho sconfitto quel Rotom che si è colpito ben tre volte da solo, quindi attenzione. Di fila magari anche. No, di fila no, però vabbè ragazzi, volevo fare allora, il figo, Luke, raga, per chi non lo sapesse e fosse del canale di Luke, vergognatevi. Veramente, vergognatevi. Allora, voglio vedere in quanti colgono sta cizia. Secondo me saranno in due più o meno. due o tre. La butto lì, ragazzi, veramente. Allora, il mio Nasone ha fuoco bomba, presa, colpo coda e garanzia. Un attacco fisico alle stelle e fuoco bomba speciale. Gio, io ho battuto il rivale, quindi faccio la... Tu hai fatto la cattura sul percorso quale? Quello quello esattamente sopra il rivale. Cioè, quello letteralmente due chiazze d'erba più avanti. Ah, quindi sempre quello dove c'è il rivale, praticamente, sempre quello. Ma c'è questo bulletto che dice che manderà in campo Cricket e tutte Zubat. Non sapevo che i Cricket e tutte fossero dei Gallade, porca puttana. Magari Mega, così, tanto non ci facciamo mancare niente, no? No, quindi... Levito Rocce, zio, devi stare fermo. L'ho velnato. Vediamo un po' chi è la mia cattura, Luke? Sto facendo una cattura sul 203, okay, bravo. È un Nidoran maschio. Beh, si può evolvere abbastanza velocemente. Si evolve subito. Sono veramente molto contento quest'oggi di aver beccato questo Nidoran. Quindi mi piace. Io sono veramente. Cioè, io ho un team di lui che è veramente da ergastolo. Cioè, ma ti rendi conto che questo cosa hanno tutti o Fendi Spazio o Fragor Tempo in questo gioco? Ma è vero, è spammato a merda in sta serie. Cioè, ragazzi, raga, io non lo so. No! È morto qualcuno. Stava per morire qualcuno. Vita 3 per Panzer. Ma Cristo, ma. Allora, tu non hai idea di quello che è successo. Cribbio. Ho fatto Fragor Tempo. Sì, ho paura.
Poi sai che ti devi ricaricare, no? Sì, sì, ti devi ricaricare. Sai che mossa mi ha usato Rose Raid? Ho paura di saperlo. Dinami pugno. Eccola, subito, proprio delle mosse quest'oggi. E zio mi ha preso due volte di fila. Dinami pugno, c'ha più o meno la precisione di un cieco, di Bocelli. C'è la precisione di Bocelli e mi ha preso due volte di fila. È un po' come se io venissi da te e ti tirassi un pugno random. Quante speranze ho di prenderti? Bah, no, troppissime, guarda, con quella mossa incredibile. Troppe. Allora, Luke, Madonna. Io comunque ho affrontato sto bulletto, quindi io... aspetta. Sì, cosa? Proseguiamo verso Mineropoli e esploriamo il percorso a nord. Ma io passerei verso Mineropoli e prima darò un bel nickname a questo Nidoran maschio che vabbè. Ho paura. Di solito. Allora potrebbe entrare nella leggenda quello che sta facendo. No, perché in realtà mi è venuto questa idea. Visto che tu hai nominato Bocelli, volevo chiamarlo Bocelli così. Però non lo so, non mi piace che dare questo. Non disacrarmi l'eroe. Non disacrarmi un eroe della. No, non un eroe, perché poi esiste l'eroe che sappiamo tutti chi è. Vabbè, ragazzi. Siamo insomma, il mitico Johnny. Il mitico. Non mi separo dal mio Shinx. Guarda, qua tutti che citano Pokémon che non hanno, mi spezzano. Noè il ciclista. Ah, Luke. Sì. Bella questa nuova forma Alola di Shinx che ricorda una Bomasnow. Ti piace, Gio? Bellissima. No. È di gran classe. No. Che sta succedendo? Ho paura di saperlo. Mi ha sparato un idropompa sul Fuffi Grace e me lo stavo uccidendo. Serio? Mamma sì, mia. Sì, no, cioè, in realtà mi ha tolto metà vita, però... Allora... No, non fuoco fatto, minchia. Oddio. Fendispazio, luce lunare, qualcosa, non so, Lunala quando? Remake di Sole e Luna quando? Non so, Nidoran, non dimmelo perché... Perché raga, remake di Sole e Luna, prossimo gioco su Switch, mi dici. Sì, raga, tutti noi vogliamo i remake di Sole e Luna, altro che quelli di Sinnoh. Praticamente Ultra Sole e Ultra Luna sono dei remake di Sole e Luna, quindi... Sì, praticamente, diciamo... Cioè, mamma mia, nel senso... Raga, il disagio. Madonna, esatto, cioè, grandi riferimenti alla Sole, a Pokémon rosso e blu, ragazzi, che se non avete visto, sapete allora, cosa fare. Io però mi sono accorto che non ho rimedi. Io ti dico, Gio, prima di cominciare la parte, ti dico questa piccola chicca. Avevo quattro poké, proprio quattro di numero, quattro poké, quindi... i soldi proprio. I soldi, esatto. Io stavo dicendo, cazzo vuol dire quattro poké, poi ho realizzato che sono i soldi. Comunque sia bello questo giraccio da mettere poi in copertina, mi è molto piaciuto. Che poi più o meno quattro poké è la partner che ci dà YouTube con le restrizioni. Sì, se vabbè, forza antica qua... No! No, Luke... Ma mia... No, per piacere, no. No, ma te lo giuro, Gio, allora, adesso, cominciamo a parlarne con calma prima che... Allora... No, Luke, dai, non puoi dirmi che hai perso un po'. Ho incontrato Giraci con questo bullo, no? Mi ha fatto forza antica, ha crittato, mi ha shottato Palkia, quindi lo starter è andato. No, io non c'è. No, raga, che ci posso... Madonna, ma è incredibile, mi ha shottato con un forza antica, te lo giuro. Ma tu me lo stai dicendo così. No, ma sul cioè... Ah, freddo. Io stavo. Sai che ho letteralmente pensato: oh, non c'è ancora morto un Pokémon. Ma il bello che Palkia era pure all'11 e Giraci al 9. Non è neanche sub. Pensa se era stab, gli faceva esplodere direttamente il joystick. Madonna. Ancora con forza antico. Ma guarda che proprio continua fiero, metà vita mi Ma tolgo. Tu l'altra coppia, quella che abbiamo catturato adesso, l'hai depositata? Io sì. No, vabbè, sì, vabbè, la devo poi depositare in teoria. Poi però ce l'ho lì. Vabbè, allora aspetta, visto che comunque è solo un link, la tengo. Non c'ho veramente parole. Non ci credo. Non c'ho parole, ragazzi. Cioè, mi ha fatto pure brutto colpo, quindi non potevo fare assolutamente nulla. Cioè, siamo al terzo episodio e abbiamo già perso un Pokémon. Aspetta, questo qua continua a fare forza antica, però. Oh, non ha crittato e si è addormentato con sbadiglio. Godo, veramente godo. Chi è che c'ha sbadiglio dei tuoi? Lifeon. Però cavolo. Se si sveglia, Gio, sono proprio sberla proprio da tutte le parti, tutti i lati, Certo. Ma quanto cazzo è, cioè, che statistiche ha quest'uomo? Ah, penso che abbia tipo 280 a livello 9 di... Vaffanculo, ho trovato un Helix fossile, che cazzo bello. Significa? Bello, cioè lascio le... Ma che cazzo è? Ma perché c'è una pupa che c'ha gli ovali neri addosso e sti bug degli emulatori? C'ha gli ovali, per un momento ho avuto paura, però vabbè... Vabbè... Se era quello che intendevo, Luke, se era quello che ho inteso, mi sei piaciuto particolarmente. Ah, Gio, ti devo dare una piccola... Praticamente, fuori parte, Spoink ha imparato per Forcorn, no? Che, come sai, ha qualcosa in comune con Abyss. Mi sono subito venuti in mente i Fils quelli belli. Madonna, intensifies! Ok, intanto Giraci è morto, ragazzi, ma io veramente non c'ho parole. Non ce la posso fare avere parole. Cioè... Luke, io, ragazzi, Luke, mi sono dimenticato di una cosa. Dica. Che... Ho una particolare
C'è un mio Pokémon che ha una particolare caratteristica che si chiama Ira di Drago. Oddio. Che praticamente non ho sfruttato e avrei potuto. Tanto ho trovato la lastra di Arcas qua per terra. È allora, passato, ragazzi. Luke, adesso parliamo seriamente io e te. Perché sai, io e te siamo tu mi consideri amico, no? Sì, siamo molto, molto. Esatto. Vai. Ah, perché quando Gesù bambino utilizzo io ipnosi, non prende nemmeno se faccio l'American Sniper? Perché, perché siamo noi. Quando sono gli altri, mi prendono che manco fossi un. E qua volevo fare Black Humor, ma non lo faccio perché no. Sono sul tuo. No, non lo fare. Non lo faccio, sta zitto. La prossima volta ce lo concediamo un bel Black Humor, così. Al prossimo giro, dai. Allora, io e Luke sono quasi arrivato nei pressi della grotta. Giù alla grotta ci scappa una bella cattura, su qua te lo dico. Scappa la bestemmia, secondo me, se, la grotta. Se non, ragazzi, io ve lo dico, se non trovo un Pokémon che sia come Dio comando, come Farfetch comando, io veramente, ragazzi, abbandono tutto. Oddio, ho trovato Kriketun, sto male. No, ecco, Kriketun, non so perché mi piace, però è scarso come la fame, quindi rip. Mi è partito il verso in cuffia, non ho potuto resistere. Allora, Luke, ti racconto una breve storia triste. Dai, racconta. Questa bella. Prima sono andato a fare gli acquisti al Pokémon Market. Esatto. Tu hai perso il Pokémon, mi hai distratto, l'ho depositato e mi sono dimenticato di fare gli acquisti al Pokémon Market. Ho appena trovato Entai. Oh, tipico, grandissimo. Cioè, della serie quello lì, della allora, crescita. Luke, se tu sei vicino alle. Esatto, proprio. Se tu sei vicino alla grotta, ti lascio fare la tua cattura. La faccio, Gio, perché devo assolutamente. Recuperare un Pokémon, madonna. Vai. Allora. Ah, questo qua c'è l'omuncolo che ci dà spaccaroce, bella. Sì, ma non mi devi interrompere perché. Cioè, così non mi devi interrompere. Il tizio. Oddio. Si deve azzardare. Glemiao? Pensavo fosse Shiny, te lo giuro, Gio. Pensavo fosse Shiny. Cioè, è blu stranissimo, però Glemiao si può evolvere. Glemiao in un coso che sarà per fortuna sì, random. Non so quando si evolva, però Glemiao, sinceramente. Vabbè. Oh, non cattura anch'io. Chi è? Kirlia, si evolve al 30. Sì, poteva andarmi molto peggio. Per fortuna che il tizio del main non mi ha interrotto. Perché ormai ho trovato un Pokémon che sembra buono. Sempre, No, ok, non è. Cioè, questo Kirlia qua non dovrebbe essere. A parte che c'ha delle mosse che fanno veramente ribrezzo. Però. che fanno veramente proprio come no, si dice. Terrificanti. Allora, Kirlia, come potrei chiamarlo? Allora, Pokémon emozione. Questa è una bella domanda. Psico è una ballerina, lo chiamo. Come lo puoi ballerina? Chiamare? Come cazzo lo chiamo una ballerina? Lo chiamo. Ballerina, no, non sto scherzando. Oddio, aspetta, lo chiamo. Sono quei nickname che veramente non zero, non sappiamo. No, aspetta, un ballo. Mi viene in mente cos'è flamenco. Valzer, flamenco. La cucaraccia, no, scherzo. La cucaraccia non può essere considerata un ballo. Ho catturato Glemiao, mi sento veramente il re del mondo, incredibile. La chiamo dai, Valzer, lo chiamo, via. Pokémon Felide. Ah, ma Luke, questi qua sono già in sidebar oppure vediamo cosa fare? No, per il momento, ragazzi, stiamo tutti fermi, non tocchiamo niente. Perfetto. Sia mai. Ah, ok, io nel mentre proseguo. Comunque. Che dici, la facciamo sopra Jubilo poi la cattura per avere qualche scelta in più oppure no? Perché mi sta venendo in mente il dubbio in questo momento. Allora, siamo a quanto? Sì, direi che essendo a 13 minuti facciamo così. Okay. E se da 13 minuti facciamo così. Io Luke mi sto divertendo troppo. Cioè sto spazzando la Madonna con Panzer e il suo Ira di Drago. Cioè è troppo bello. È una sensazione orgasmica, ti giuro. Ma invece mi stanno appunto spazzando a me la Madonna, cioè, quindi cioè tu praticamente io invece mi stanno spazzando la Madonna e rimane il mad. Cioè ho trovato Glemiao su due percorsi diversi. Ma si può, ma veramente. Randomizer, Cristo. Randomizer crazy. Lo ricordate queste parole? Tutto. E tra l'altro, cioè veramente perdere lo stat così alla terza parte, ragazzi, per un brutto colpo mi. Boh. Mamma mia, che tristezza. Dai. Ma poi un leggendario, cioè, voglio dire, com'è possibile una cosa del genere? Conta che, cioè, mi fosse morto Snubbull, tu dici. No, ma. Gio, tu ti ricordi come è partito quel Palkia che ha perso contro il Cascun da rivale alla prima parte? Quindi quel Palkia già era partito male. È vero, sto malissimo. Comunque, io sto parlando col rivale, tutte queste cose. Io sono sopra Jubilopoli, Gio, nel percorso 204. Aspetta, che io vado a comprare Pokémon, a prendere le Perfetto. Pozioni, a bestemmiare, fare un po' di cose. Scusa. Intanto, non so neanche quanto sia venuta lunga questa parte. Quindi, ragazzi, proprio. Siamo a 14:30. Sì, allora.
conta con la intro che siamo a 15. Ragazzi, la intro top fatta dal grande Grippy, quindi cioè 800 fatta. Like. L'ho già fatta. Sì, sì, l'ho già fatta. Sì. Sì, in effetti stiamo un po' dimenticando delle cose così per strada, così come viene, raga. Fatta fra tante virgolette. Fatta. Tanto qua ci sarebbe anche uno strumento random, però devo aspettare Gio perché la cattura è sua. Perché tocca a me. E quindi ragazzi, sono riti che non Ma si devono, ecco. La cattura presso Giardino Fiorito la si fa nel prossimo episodio, forse si fa in tempo? Vediamo, tanto la prossima parte andiamo alla palestra, quindi ci sono due percorsi. Esatto, sì, per dipende quando ci mettiamo ad affrontare Pedro. Perché ragazzi, poi ha tipo forza antica. Nota ala del Chelsea. Esatto, lui. Pedro, proprio lui, Pedro, è identico. Attaccante del Chelsea, esatto. Okay. Vai, tocca e a te. E poi, cioè, se fosse un'ala dovrebbe essere tipo volante. Vabbè, su questo ragazzi non facciamo più la cattura, è saltata, è più brillata. Oh, no, invece l'ho trovato, io sono carico. Chi è? Madonna ragazzi. Cioè, se... forse non dovrei tenere Grace davanti, visto che me lo aprirà in 4-4-8. Ancora la lastra di Archias, lastra idro questa volta. Basta, Archias. Amica, pensavo avessi trovato Archias. No, adesso vedi che lo trovo veramente, ragazzi. Trovo Archias, confirmed, attenzione. Una volta l'hai fatta sta cosa, eh. Boh, ho trovato Slakoth. Proprio ragazzi, Pokémon di alto livello in questo episodio, sì, comunque. No, ma se non sbaglio è parente stretto di Archias. Sì, guarda, sono simili. Mi dicono che abitavano nello stesso condominio, quindi... Top, raga, top. Beh, raga, ma io posso fare una serie così, ok? Io ho preso Ariama. Allora, mio. Luke. Cosa fa? Solo a raggio, attenzione, fiero. Ah, no, è maschio, sbatti, lo chiamo... Oddio. Come aspetta, tu nella Soul Link a Rubino e Zaffiro, avevi Rubino o Zaffiro? Mi pare Zaffiro, mi pare. Ma boh, mi allora pare lo chiamo così. Zaffiro perché te lo ricordi tu, vero? Cosa, Gio? Ariama. Ah, ok, era la mia bestia nera della Soul Link, Rubino e Zaffiro, praticamente. Zaffiro, perfetto, preso. Oh, ma che belli i bug dell'emulatore. Ho preso anch'io Slakoth con questi bellissimi bug che non mancano mai, io. Fantastico, cioè, top. Una cura ball. Ah, beh, non c'è Arcas a te, fantastico. Pokémon ozioso. Ok, Slakoth. Madonna, come lo chiamano Slakoth femmina? Ma guarda... allora, per la sua pigrizia. Pigrizia, fantastico. Io, guarda, ho un soprannome. Dai, non lo dico. Fabio. Fabio? Ma è Fabio. Femmina, Fabia? Chiamalo, femmina, non lo Fabia. So. Fabia, Fabia. Fabia, la nuova eroina, Fabia, via. Fabietta. Raga, soprannomi del livello di Carla sono sul mio canale, li trovate. Fabia, ragazzi, riferimenti... Ah, non l'abbia detto, iscrivetevi. Ovvio, ma due volte, anche tre. Io faccio i video con Luke solo per gli iscritti e poi se non mi arrivano gli iscritti, bestemmi. Noi facciamo sì, per le tendenze, ragazzi, perché bisogna trovare il divino Farfetch, bisogna trovare in ogni Soul Link, bisogna... Io ho un soul, I have a dream. The divine Farfetch in trend. Raga, voglio ovviamente. Il divino Farfetch nelle tendenze, ovvio. Un giorno succede. In tutte le tendenze. Comunque sia, Gio, abbiamo diverse coppie da cui scegliere fuori parte. Che dici? Diverse direi coppie. Che per il prossimo episodio vediamo un attimo come gestirci, se inserirle tutte, se inserirne alcune. Insomma, facciamo un po' di briefing. Se non inserire nulla. Se non inserire nulla, se droppare la serie. Cioè, se droppare la serie, così. Ragazzi, finisce il terzo episodio. Che dire, quindi. Ragazzi, abbiamo già perso lo start per colpa di quel simpatico Giaci che andrà a fare, insomma, un po' di tendenza in copertina. Quindi, grazie Giaci, grazie mille. Per la prossima parte, che sarà la parte 4, c'era sul canale, ragazzi, del qui presente a sinistra, mi pare, o a destra, non lo so. Allora, grafica. Aspetta, alla loro sinistra, nonché alla tua destra. Esatto, ragazzi, cose molto importanti. Perché la sidebar l'ha fatta... il grande Creepy. Qui appunto ragazzi, quindi prossima parte sul canale di Creepy, mi raccomando, 600, 500, insomma, giù di lì like, facciamogli andare bene, mi raccomando. Allora, facendo un rapido calcolo, tu hai 35.000 iscritti, no? 36 al momento, quindi 36.000 iscritti. Questo video è il terzo episodio. Sì, quindi sì. Già arriviamo circa 105 like. Sì, più o meno. Poi, sì. Poi vabbè, considerando che abbiamo 5 dita delle mani, direi 525. Quindi ragazzi, perché potete mettere un like con ogni dito. Quindi ragazzi, mi raccomando, puntuali con il mi piace, il commento, la domanda del giorno, la campanella, i social, Instagram, che ormai ragazzi lo sapete ormai meglio di noi. Instagram è la terra promessa. Quindi per oggi ragazzi, Rocket da Clip è tutto. Un saluto e ovviamente bye bye. Bella regà.